Siamo anche col sindaco di Positano, Giuseppe Guida, sempre presente, dottor D'Amato, che ringraziamo perché ricordiamo che oggi è il 1° maggio e quindi giornata dei lavoratori, giornata di festa e si sta andando a pieno ritmo. Allora, sindaco, come stanno andando le cose? Sta andando benissimo, anche perché oggi è il 1° giorno in cui siamo riusciti finalmente a fare i vaccini a domicilio. Insieme al dottor Siracuso, il dottor D'Amato, qui siamo arrivati, abbiamo iniziato da Nocelle questa mattina, siamo passati per Monte Pertuso e nei prossimi giorni procederemo anche alle altre vaccinazioni, chiaramente con l'obiettivo di mettere in sicurezza tutte quelle che sono le categorie più fragili, deboli, e adesso mancavano tutte le persone che sono a casa, che non deambulano, che aspettavano con ansia la possibilità di fare il vaccino, e proprio oggi abbiamo iniziato. Oggi, dicevi bene, il 1° maggio, festa dei lavoratori, l'augurio è proprio quello di passare questa giornata al lavoro. Questo è quello che ci auguriamo, noi siamo qui nonostante il 1° maggio a lavorare, purtroppo il tempo è quello che è. Nonostante il tempo, però ho visto che i ristoranti stanno lavorando, questo sì, no, ma per quello ci ha fatto piacere. È la festa dei lavoratori, la festa del lavoro, e dobbiamo partire proprio di qui, e io sono certo che noi piano piano ci riprenderemo, avremo di nuovo la nostra dignità, perché il lavoro è dignità, la speranza quindi di riaprire e di ricominciare a fare quello che eravamo abituati a fare prima, cioè accogliere, fare turismo e soprattutto lavorare. Grazie sindaco, dottor D'Amato, noi vi ringraziamo. Qui, allora, i positanesi come stanno rispondendo, come stanno andando? Con molta tranquillità e con molta accettazione. Molta accettazione, responsabilità. E abbiamo detto, che quanti vaccini si fanno oggi qua? Oggi un centinaio di vaccini, giornata di festa, sabato 1° maggio. Quindi le cose stanno andando benissimo. Merito un po' dell'ASL, ma è merito anche dell'amministrazione comunale. È merito anche di dottori come voi che rinunciano poi alla famiglia anche per stare qua. È merito sicuramente di una collaborazione istituzionale che funziona, cioè tra tutte le istituzioni, a cominciare dall'ASL, il comune, i medici che sono qui e che lavorano, gli infermieri, le varie associazioni di volontariato, Croce Rossa, Protezione Civile, è tutto l'insieme che funziona e quindi fa. Esatto, che ricordiamo che Positano ha questa struttura che è ottimale, perché c'è il poliambulatorio, qua abbiamo anche la Croce Rossa, abbiamo una struttura, ecco, in massima sicurezza. Grazie sindaco, grazie dottor D'Amato, grazie a tutti voi per quello che fate, e ricordiamo che con i vaccini c'è la ripartenza, in sicurezza possiamo andare avanti, grazie. Grazie a voi.